Annunciarvi che la Corte ha eletto la professoressa Marta Cartabia come Presidente della Corte con 14 voti a favore e la sua scheda bianca, quindi la scheda bianca della professoressa Cartabia. Fra pochi minuti dopo le telefonate istituzionali incontrerà tutti quanti voi. Bene? Grazie e arrivederci. So di essere qui per rispondere a delle domande, ma permettetemi di dire due grazie. Dovrei dirne tanti, ma non voglio occupare tutto il vostro tempo. Innanzitutto un grazie alla Corte che ha dato fiducia a me per essere presidente e mi ha dato fiducia compatta, con una decisione che mi conforta. Nel senso che mi rende più forte e mi sostiene moltissimo, perché una cosa è trovarsi in una posizione di così grande responsabilità, in mezzo a divisioni, come è capitato e come può capitare nel passato, come è capitato nel passato e come può capitare altro, è avere questo sostegno di tutti i colleghi. E se così è andata, tanti giornali avevano notato che potevano esserci tre candidati, è perché c'è stato il sostegno esplicito, esplicitato anche prima del voto, da parte del vicepresidente Carosi e del vicepresidente Morelli, che per una serie di ragioni che se vorranno vi diranno loro, hanno deciso, diciamo così, queste sono le parole del presidente Carosi, di fare un passo indietro, aggiungo io, per fare un passo avanti alle istituzioni e alla nostra democrazia. Il fatto che io sia la prima presidente donna non è un elemento secondario nella pagina delle istituzioni e di questa Corte. Il secondo grazie è a voi giornalisti e operatori dell'informazione, perché è importantissimo, sempre lo è stato, ma in questi tempi ancora di più, che l'informazione sia corretta, professionale, che il lavoro della Corte arrivi a tutti, alla gente, perché si tratta di un lavoro che incide sulla vita delle persone in tutta la sua autenticità e genuinità. La Corte ha sempre avuto una tradizione di dialogo, anche di persona, con i giornalisti, appuntamenti annuali, conferenze stampe, e negli ultimi anni questo desiderio di comunicare, di parlare anche a quel popolo nel cui nome noi assumiamo le decisioni, è stato rafforzato da una serie di strumenti di cui vi sarete accorti. E noi ci siamo accorti di quanta utilità ne è venuta per tutti, grazie, ripeto, alla vostra informazione completa, trasparente, integra, autentica, professionale in un'unica parola. Quindi
Ci sono tanti strumenti oggi a nostra disposizione, ci sono i comunicati stampa, ci sono anche i social, c'è il sito web, ci sono tante modalità per intrattenere questo nostro rapporto, ma reputo che i nostri incontri in cui ci si parla, ci si vede, si può spiegare magari il senso di qualche passaggio delle nostre decisioni che, essendo sempre ad alto livello di tecnicità, possono mantenere sempre un livello di oscurità di qualcosa. Ebbene, questi incontri sono preziosi, preziosi per noi, spero utili per voi e credo molto utili per il dibattito pubblico. È un tempo, questo lo si leggeva nel rapporto Censis uscito qualche giorno fa, in cui i ragazzi, i più giovani, faticano a distinguere opinioni e fatti. Questa credo sia l'urgenza più grande nella comunicazione: impostare un dibattito pubblico che può essere critico, può essere adesivo, può essere di sostegno, questo va da sé, ma a partire dai dati di fatto. E c'è un lavoro, una responsabilità grande da parte vostra, perché mi piace sempre richiamare un pensiero di una grande studiosa, Hannah Arendt, che in un piccolo libro su verità, menzogna e politica diceva a quell'epoca: siamo in un tempo in cui quello che viene pubblicizzato è molto più visibile di ciò che esso dovrebbe veicolare. Ed è così. Se incomincia un'informazione distorta, una disinformazione, un commento che prescinde da ciò che veramente si è deciso per ciò che ci riguarda in queste aule, ma anche rispetto al resto del dibattito pubblico, incominciano dei dibattiti malati, perché non partono dal dato di fatto. Ecco, riportare alla verità dei fatti per poi veramente confrontarsi, credo che sia un'urgenza del nostro tempo, un'urgenza per la Corte Costituzionale e sicuramente per tutte le istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per questo e per questo vi ringrazio. Ci sediamo. A voi. Ecco, se volete, ecco. Buongiorno Presidente, complimenti per la sua elezione. Sono Luciano Gelfi del TG2. La prima domanda è abbastanza d'obbligo, proprio sul passaggio storico della prima Presidente donna della Corte Costituzionale italiana. Lei come sente questa responsabilità? Guardate, io non riesco a parlare da seduto, mi sembra mancare di rispetto. Voi sì, assolutamente. Le rispondo con le parole che ho gradito moltissimo della prima giudice alla Corte Costituzionale in una telefonata, Fernanda Contri, che è stata eletta nel 96, e sono le parole che mi hanno ripetuto anche le mie colleghe poco fa, Silvana Sciarra e Radde Pretis. La tua elezione è la nostra elezione. Io avverto che questo passaggio ha un impatto significativo nella storia delle istituzioni, perché in qualche misura si è davvero, usiamo una frase trita, si è rotto un vetro di cristallo. Le donne nella magistratura, parlo solo della magistratura, sono numerosissime, sono in maggioranza, il Censis parlava del 53%, ma non nelle giurisdizioni superiori e non ai vertici delle giurisdizioni superiori. Ovviamente sento tutta la responsabilità della carica e delle importanti decisioni che ci attendono nel periodo in cui sarò Presidente, ma avverto anche che ho l'onore in qualche misura di essere qui
come un motivo di ispirazione anche per altri, è un'apripista, sperando alla prossima elezione di poter dire, di poter commentare con il commento fatto dalla neopresidente finlandese Sanna Marin, che ieri, si leggeva sui giornali l'altro ieri, diceva: l'età e il sesso non contano. In Italia ancora un po' contano, speriamo presto di poter dire l'età e il sesso non contano. Buongiorno signor Presidente. Riccardo Arena, rubrica Radio Carcere, Radio Radicale. La trascino in un tema che avete affrontato come Corte. Infatti nel 2013 avete affrontato la questione del sovraffollamento carcerario e, decidendo circa l'inammissibilità di un ricorso proposto dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia e di Milano, la Corte però ha specificato che come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato dai ricorsi sul sovraffollamento. Inoltre avete specificato: nel caso di inerzia legislativa sul sovraffollamento carcerario, la Corte Costituzionale si riserva, in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità. Ora sono passati 6 anni, il legislatore nulla ha fatto, la carceraria è tornata presso a poco quella del 2013. Come intende intervenire la Corte? Allora, intanto da quel 2013 tante cose sono state fatte, perché alla situazione che si era venuta a creare poi è stato posto rimedio. Dopodiché questo rimedio non può valere per sempre, perché sono di nuovo cresciuti, non si è fermi a quel 2013. La sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha innescato le responsabilità di una serie di autorità che si sono date carico di questo problema del sovraffollamento carcerario, perché è un problema serissimo. Oggi di nuovo i dati mi pare dicano che siamo sopra 10.000 persone in più rispetto alla capienza del carcere. Cosa intende fare la Corte? La Corte risponde alle domande che le sono poste. Non è un organo che ha un programma per cui può decidere di intervenire in una direzione o nell'altra. Come interverrà dipenderà da, intanto, se arriveranno a noi questi problemi, come verranno posti a noi, sempre evitando di dimenticare che questi problemi di natura strutturale e sistemica richiedono l'intervento e la collaborazione di varie autorità. Non è la Corte che con una bacchetta magica può risolvere tutti i problemi. Qui occorre immediatamente un intervento di risorse, probabilmente di modifiche legislative, interventi del governo, l'uso di tutti gli strumenti a disposizione che ci sono, per esempio l'uso delle misure alternative, che possano alleggerire nell'immediato la situazione che davvero in alcuni casi rasenta quel trattamento contrario al senso di umanità che la nostra Costituzione all'articolo 27 esclude categoricamente. Questo lo vedremo. Grazie. Presidente, buongiorno. Sono Liana Mirella di Repubblica. Si sente poco, forse è spento. Si sente? Io sento, ma non so se si sente in sala. No, forse parlavo troppo lontano. Buongiorno, innanzitutto auguri. Grazie. Volevo chiederle questo. Questa Corte Costituzionale per i viaggi nelle scuole e nelle carceri si è schierata in maniera
netta, appunto come uno scudo per gli ultimi e i più deboli. Le chiedo, in Italia ci sono in atto le proteste delle sardine che testimoniano un malessere, un dissenso, comunque una voglia di protagonismo politico di una parte non rappresentata, ma ci sono anche questi rigurgiti molto forti di fascismo. Penso al caso Segre. Ecco, su questo la Corte cosa può dire, soprattutto in questo momento politico, con un quadro politico che è molto, diciamo, mosso, la Corte cosa può rappresentare? Un punto di equilibrio, un punto di riferimento, un faro? Cioè cosa, che segnale dà all'Italia? Grazie della bella domanda. La Corte ha come compito quello di essere custode della Costituzione. E negli ultimi anni, dottoressa Milella, come lei ha ben colto, ha interpretato questo ruolo non soltanto attraverso la funzione primaria della Corte, che è quella di giudicare le leggi, ma anche quello di uscire dal palazzo, di andare incontro nella società civile, prima gli studenti, poi nel carcere, per portare i valori della Costituzione, per far conoscere la Corte Costituzionale, per mostrare le implicazioni di questo testo così prezioso, che è il testo della Costituzione su cui si basa la nostra convivenza civile, a tutti. Quello che abbiamo trovato, credo di poter interpretare il pensiero di tutti i colleghi, è un enorme desiderio di conoscere, di andare a fondo proprio di questo patto fondativo, di questi principi su cui la nostra Costituzione e la nostra società si regge. Il modo con cui gli studenti si sono preparati ai nostri incontri e con cui hanno proseguito il lavoro, il modo con cui in carcere c'è stato un lavoro di preparazione, di studio, di riflessione anche con la collaborazione di molti docenti universitari, hanno voluto andare a fondo delle nostre decisioni, magari quelle più direttamente che riguardano il settore carcerario. Vi dico una cosa che mi ha colpito moltissimo. Nel carcere di San Vittore, dove io ho effettuato la prima visita in nome della Corte Costituzionale, era il 15 ottobre del 2018, è nato un gruppo di lavoro, grazie alla collaborazione del professor Casella e professor Massa che si dedicano, che si trova regolarmente a studiare la Costituzione anche attraverso le decisioni della Corte Costituzionale. C'è questo gruppo di detenuti, italiani e stranieri, che usano il tempo della detenzione per fare un lavoro di questo tipo. Allora, quello che abbiamo trovato è un gran desiderio di profondità, di riflessioni profonde, di andare alle radici delle cose, di non rimanere in quel dibattito talora superficiale, istintivo, reattivo sulle cose pubbliche in cui tante volte ci acquietiamo. Io credo che contribuire anche con le nostre visite, che adesso si sono ulteriormente moltiplicate perché quel viaggio in carcere è diventato un docufilm che è richiesto in moltissimi luoghi. L'ultima visita che io ho fatto era nella città di Milano, dove c'erano professionisti, cittadinanza, lunedì scorso erano in tribunale. Cioè si è creato un effetto valanga. Noi abbiamo, come dire, lanciato una palla di neve, siamo andati in qualche scuola, in qualche carcere, ma si è generato un effetto valanga che a me sembra molto promettente. La domanda c'è, è nostra responsabilità delle istituzioni andare in tutti i luoghi della nostra penisola ad ascoltare, a portare, a riflettere sui contenuti fondativi del nostro essere insieme.
Buongiorno, Andrea Fabozzi del Manifesto. Innanzitutto molti auguri. Grazie. A febbraio di quest'anno, in un'ordinanza redatta proprio da lei, professoressa, la Corte aveva ribadito il valore sostanziale del ruolo del Parlamento nell'approvazione della legge di bilancio, dichiarando inammissibile il ricorso, ma in qualche modo ammonendo il Parlamento sul rispetto sostanziale appunto di queste prerogative, dell'esame dei parlamentari che avessero il tempo per esaminare bene la legge di bilancio, il bilancio bene pubblico, ha scritto. E, diciamo, a distanza... Veramente questa espressione del vicepresidente Carosi, me ne sono appropriata, ma non la condivido. Diciamo a distanza di un anno ci risiamo sostanzialmente, nel senso che le opposizioni lamentano una compressione simile, i tempi sono quelli, siamo ormai all'11 di dicembre, siamo ancora al primo esame. Le volevo chiederle, l'anno scorso fu tenuto in conto il fatto che c'era una trattativa con l'Unione Europea che in qualche modo aveva giustificato questi ritardi, che quest'anno invece non c'è. Volevo chiederle una sua valutazione della situazione e poi se diciamo, l'interpretazione è corretta, l'interpretazione che da quell'ordinanza in avanti la legittimazione adesso a proporre il ricorso è di ogni singolo parlamentare. È così, adesso. È così. Grazie della domanda. Sì, con quell'ordinanza non ci siamo limitati a scrivere un monito al Parlamento, come tante volte facciamo, le sentenze monito sono uno strumento che si usa ordinariamente, non ci siamo limitati a fare un monito alle Camere perché rispettino le procedure della democrazia rappresentativa, tanto più sulla legge di bilancio che è una legge chiave di tutto il funzionamento dello Stato, per cui è impossibile che una democrazia non presupponga adeguati tempi di discussione, di emendamento, di modifica, di riflessione su quella legge, così come su tutte le altre leggi dove è previsto il passaggio parlamentare. Quell'ordinanza è stato un forte richiamo, ma è stata anche un'ordinanza che ha introdotto o esplicitato uno strumento che è la possibilità di ricorso da parte del singolo parlamentare, però attenzione, di fronte a quelle evidenti e gravi abusi della procedura parlamentare che si traducano in un sostanziale svuotamento dello status di parlamentare, cioè della sua capacità di proposta, di voto e di parola. Quindi, tra l'altro sono già arrivati non sulla legge di bilancio ma su altre vicende che riguardavano altre problematiche dei ricorsi analoghi che sono in decisione, di cui avrete presto notizia circa l'esito. Quindi, mentre la Corte apriva alla possibilità del ricorso del singolo parlamentare, e questo è uno strumento che può valere per la legge di bilancio prossima, per altre leggi dove ci sia un abuso, nello stesso tempo su quello che noi definiamo requisito oggettivo del conflitto ha richiesto uno standard molto alto. Perché questo? Perché parte dei principi costituzionali che noi siamo tenuti a rispettare comprendono anche l'autonomia del Parlamento, un'autonomia che non può diventare un abuso delle procedure, perché questo si tradurrebbe in una violazione dei principi di democrazia rappresentativa, ma che comporta anche che la Corte svolga un controllo in limine, resti sulla soglia, non può entrare nell'aula parlamentare a verificare se è stata rispettata la norma del regolamento, è stata violata. Devono essere quelle violazioni così alte che raggiungono il livello costituzionale e che appaiano manifeste e al punto da diventare uno svuotamento dello status del parlamentare stesso. Quindi, cosa deciderà la Corte? Dipenderà da tante cose, non ci sono ricorsi, non possiamo assolutamente dire, ma i binari sono tracciati. Lo strumento esiste con degli standard molto elevati di ammissibilità. Grazie.
Buongiorno, sono Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Buongiorno, dottor Bianconi. A proposito di quest'ultima questione, in generale nei rapporti tra poteri, insomma, questo palazzo è il luogo di custodia della Costituzione e dei valori costituzionali, che non sempre vengono rispettati, evidentemente, quando si fanno leggi che, diciamo così, vengono bocciate dalla Corte. Ma più in generale, al di là del vaglio delle leggi, il suo predecessore, il presidente Lattanzi, andando via da qui, ha ricordato che spesso la Costituzione viene vissuta dai poteri, da alcuni poteri dello Stato, dal potere esecutivo, legislativo, a volte anche giudiziario, evidentemente, come, più come un vincolo che come un'adesione a quei valori. Ecco, volevo sapere se anche lei pensa così, se in come si sono evoluti i rapporti tra poteri, soprattutto negli ultimi anni, si avverte questa sorta, non dico di insofferenza, ma insomma di difficoltà a rispettare quei principi che sono scolpiti nella Costituzione, che voi dovete, su cui voi vigilate, e che costituisce in qualche modo un problema proprio per l'adesione ai valori fondativi di cui lei ha parlato prima, insomma. Grazie. Ma io non farei un'affermazione così generalizzata. Sicuramente quello che è andato un po' perduto, ci ricolleghiamo alla risposta che ho dato prima circa il viaggio, è un po' la consapevolezza dei valori e della ricchezza che c'è in ciascuno dei principi della Costituzione. Certo, la Costituzione pone limiti, dice all'articolo 1 la Repubblica Italiana, l'Italia è una Repubblica democratica nelle forme e nei limiti della Costituzione. E questo sicuramente può arginare l'ambito di azione delle varie istituzioni. Anche noi, pure che siamo i custodi della Costituzione, siamo totalmente paralizzati e inerti finché non arriva un giudice a bussare alla nostra porta e ad attivare il nostro giudizio. Questo è un limite, se volete, enorme, ma è un limite che noi rispettiamo con grande scrupolo. La corrispondenza tra il chiesto e pronunciato è una delle limitazioni più importanti, è uno spartiacque enorme tra la funzione giurisdizionale e quella politica, perché l'agenda politica è nelle mani dei politici, decidere cosa mettere nel programma, a quali temi dare la priorità. Noi siamo semplicemente delle istituzioni che rispondono. È un limite che ci impedisce di agire, di lavorare? Assolutamente no, ma serve quel lavoro di consapevolezza del significato di quel limite. La separazione dei poteri, che diventa anche cooperazione tra i poteri, perché per esempio senza la cooperazione col potere giudiziario questa Corte semplicemente non funzionerebbe, ma abbiamo bisogno anche della cooperazione col Parlamento, perché laddove noi creiamo un vuoto legislativo oppure abbattiamo una parte di una normativa e invitiamo il Parlamento a completare ciò che noi non possiamo scrivere, perché il nostro è un lavoro più di rammendo che di vera cucitura di un nuovo abito, allora serve anche questa collaborazione. Per non sentire il limite come una costrizione, a mio parere serve proprio quel lavoro di riflessione, di consapevolezza dei valori di un testo dal quale in modo inesauribile noi possiamo trarre cose vecchie e cose nuove. Dottoressa Milella, no, scatenata. Lei ha parlato stavo guardando il sito di Repubblica che appunto titolava sulla sua elezione, sulla frase del rotto il vetro di cristallo delle donne. E ovviamente come donna non posso, avendo seguito per tanti anni i lavori della Corte e avendo visto appunto in precedenza il caso della Contri, che poi non è arrivata alla presidenza,
questo come donna mi fa piacere. Però mentre noi stiamo parlando, nel nostro paese le donne continuano a essere vittime di violenza, di femminicidi, proprio di un atteggiamento, cioè come se fossero, diciamolo, esseri inferiori rispetto agli uomini. Lo viviamo tutti i giorni, facciamo più fatica a conquistare quello che per gli uomini è, diciamo, più facile da avere. Penso a norme come il codice rosso. Allora, proprio in queste ore sicuramente donne continuano ad essere vittime. Lei a queste donne cosa dice e cosa può fare la politica e possiamo fare tutti per, diciamo, per spostare il mondo dalla nostra parte? Dalla parte di tutti, non solo dalla nostra parte, perché un paese dove calano verticalmente gli omicidi ma restano invariati i femminicidi è un paese che ha un serio problema di civiltà prima ancora che di democrazia. Cosa dico a queste donne? Dico che una lunga strada è stata fatta, una lunghissima strada è stata fatta. Se noi pensiamo alla quantità di norme esplicitamente discriminatorie che c'erano nel nostro ordinamento dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ci vengono i brividi. Una per tutti che noi citiamo tante volte è quella sull'adulterio, no? Il codice penale puniva con sanzioni penali l'adulterio della donna e ignorava quella dell'uomo, tradizionalmente definita una scappatella, un adulterio contro una scappatella. Se noi pensiamo a quel momento su cui è intervenuta la Corte Costituzionale, ma il Presidente Coraggio mi stava suggerendo qualcosa di interessante sul punto, o a tante altre cose, nell'ambito della famiglia, nell'ambito del lavoro, nell'ambito delle cariche pubbliche, beh, questi anni dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi ci fanno sentire fiere del cammino fatto, ma è un cammino incompiuto. È un cammino incompiuto in cui, se devo guardare alla mia storia personale, sono stati decisivi sicuramente modelli femminili, a partire da mia madre. Sicuramente i miei maestri, per lo più uomini, che hanno però creduto in me molto di più di quanto credessi io in me stessa e mi hanno dato molta fiducia e forse un po' di tenacia da parte nostra, perché certi momenti sono difficili, certi momenti sono duri, sono faticosi, fisicamente faticosi e viene voglia di dire vabbè, ma chi me lo fa fare? Tutte queste cose devono continuare, per me sono stati ingredienti decisivi perché poi potesse accadere quello che è accaduto, che non avrei mai potuto immaginare. Se me l'avessero chiesto 10 anni fa, avrei fatto una risata probabilmente, perché non era assolutamente neanche nella più fervida immaginazione pensare che potessi trovarmi in questo momento qui. Sicuramente congiunture storiche, la generosità dei colleghi, la generosità di chi mi ha nominata, ma anche tutte queste altre cose. Per quello non mi sono sottratta ad assumere questa responsabilità di cui sento tutta la gravitas, perché spero possa in qualche modo rimanere anche un'immagine di incoraggiamento, così come certe grandi donne della storia hanno un po' accompagnato anche il mio cammino. Buongiorno Presidente, Silvia Barocci, mezz'ora in più, Rai 3.
Innanzitutto congratulazioni. Grazie, ricordiamo, perché recentemente è ancora in corso, la vostra proiezione del bel documentario film Viaggio nelle carceri. Lei poco fa ha citato una bellissima frase di Hannah Arendt, appunto, che ciò che viene trasmesso e veicolato spesso da parte della politica è ben più visibile di quanto poi è il contenuto vero della notizia. Rispetto a recenti decisioni della Corte Costituzionale, mi riferisco all'articolo 4 bis, c'è stato anche un moto di insofferenza o di aperta critica. Vorrei sapere qual è stato il sentimento suo e della Corte rispetto a queste reazioni. Guardi, anche qui penso di poter interpretare i sentimenti dei colleghi. Noi siamo molto abituati a essere criticati, perché quando c'è una decisione innovativa, soprattutto quando tocca terreni così delicati, è un po' inevitabile. Ci sono però due limiti che generano insofferenza. Quando la critica si basa su degli elementi che non sono veri, semplicemente non sono veri, perché su quella sentenza purtroppo, soprattutto in una prima fase, poi secondo me c'è stata una forte correzione anche grazie al vostro lavoro, si sono dette parole di allarme del tutto ingiustificate. Questo è un tipo di critica che in noi genera una certa insofferenza, perché appunto veicola menzogna anziché aiutare a capire. E la secondo tipo di, diciamo così, di critica che non è accettabile quando, ma questo accade più raramente, per fortuna, diventa una sorta di vilipendio all'istituzione. Si critica un atto, si discute nel merito, ma travolgere in un'invettiva l'istituzione, questo non credo faccia bene a nessuno, neanche a chi è l'autore della critica. Buongiorno Presidente, congratulazioni. Grazie. Enzo Bonaiuto dell'agenzia di stampa DN Kronos. Lei ha notoriamente una formazione cattolica. Ecco, volevo chiederle quanto questa formazione, diciamo, da un lato incide e l'aiuta e la sostiene nel prendere o nel collaborare, nel prendere certe decisioni, quanto può essere invece un vincolo il rapporto fra la sua formazione cattolica e ovviamente la laicità dell'istituzione che presiede. Ecco, quanto incide questa formazione, quanto l'aiuta e quanto la fa riflettere? Grazie, dottor Bonaiuto. Guardi, tutti noi arriviamo con una formazione. C'è uno che ha un background cattolico, uno laico, uno di sinistra, uno di destra. Anzi, la Corte Costituzionale è straordinariamente ricca da questo punto di vista, così come uno di noi è uomo e uno è donna, quanto incide il fatto di essere uomo o essere donna, quando essere di una generazione o di un'altra generazione. Tutta la nostra persona entra in camera di consiglio con tutto il suo vissuto, tutti i suoi pensieri, tutti i suoi desideri, tutta la sua serietà professionale. Allora, io credo due cose. Innanzitutto che noi siamo in uno Stato laico che, come ha detto la Corte Costituzionale, è una laicità positiva. L'abbiamo ripetuto in una recente sentenza scritta dalla collega De Pretis, dove lo Stato non è indifferente alle religioni, ma è equidistante per tutelare un valore che è un valore riconosciuto per tutti. Ci sono ben 4 articoli sulla libertà religiosa sui 139 della Costituzione. Questo è un dato significativo e questo è un compito di tutti noi. La seconda cosa è che in un consesso così variegato la neutralità della posizione dell'organo è frutto della molteplicità dei punti di vista. Ciascuno porta il suo punto di vista che può risentire di una formazione.
c'è chi è stato parlamentare in un certo partito, c'è chi è stato magistrato e allora non potrebbe giudicare le cose sulla magistratura? Perché no? Ognuno entra con tutto quello che è e insieme nel confronto, nell'ascolto reciproco, a me piace molto ripetere, me l'avete sentito dire già fino alla nausea, la parola prudenza, che è la virtù che è dentro la giurisprudenza, che è il frutto del nostro lavoro, dove la prudenza vuol dire tenere in conto di tutti i punti di vista. Quindi io reputo, per concludere, che il percorso di ciascuno, la formazione di ciascuno, sia una ricchezza, non un problema per la Corte Costituzionale, a condizione che siamo in una dimensione di ascolto aperto, finalizzato a quella laicità positiva che siamo tenuti a difendere. Abbiamo dato. Allora fatemi dire una parola. Scusate, c'è una persona che vorrei ringraziare particolarmente ed è il Presidente Lattanzi. Ci ha regalato 2 anni di una corte dinamica, viva, armonica, bella, 2 anni gustosissimi. Sicuramente la sua capacità di unire è stato un fattore decisivo. Certo, ciascuno ha messo del suo, perché qui appunto la Corte non la fa il suo presidente e basta, ma la sua personalità è stata veramente un fattore decisivo. Mi ricordo che una volta avevo, in un convegno internazionale, avevo avuto modo di confrontarmi con Lady Brenda Hale, Chief Justice della Corte Suprema degli Stati del Regno Unito, e alla quale avevo chiesto cosa fosse per lei più importante e più decisivo nel suo ruolo di Chief Justice. Chi la conosce sa che è una donna decisa, non è una donna di mezzi parole, di mezzi termini. E lei mi ha detto: il compito più difficile, più essenziale, è mantenere sempre l'armonia della Corte anche quando dobbiamo fare le decisioni più difficili. Da Giorgio eredito questa modalità di presiedere la Corte. Non so se sarò all'altezza di farlo. Immagino che i miei colleghi per un po' di tempo, quando vedranno me presiedere, penseranno al suo sorriso bonario e diranno: dov'è? Lo cercheranno, perché è così, ci lascia un grande vuoto, ma sicuramente mi lascia anche un'eredità, una consegna, un modo, una strada da percorrere che sicuramente proverò, non so se riuscirò a percorrere fino in fondo. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.